Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, sempre da questa location che ormai vi sarete abituati a vedere, voglio farvi vedere che cosa c'è nel mio beauty per le vacanze. Io lo chiamo beauty, ma in realtà è mini valigia perché guardate quanto è grande. Però io mi trovo benissimo perché è molto spaziosa, ha un sacco di tasche e riesco a metterci tutto quello che mi serve. E oggi ho pensato, perché non condividere con chi mi segue il contenuto di questa borsa? La metto qui a fianco a me e vi faccio vedere tutto quello che ho inserito all'interno. La prima cosa irrinunciabile è la mia piastra per capelli. Avevo anche la custodia, ma si è praticamente sbriciolata, quindi quando tornerò a casa poi farò una custodia di stoffa. Per adesso la tengo così. Comunque una piastra per capelli molto semplice che però funziona benissimo. Poi la mia bustina per i trucchi. Questa è piena di cose, ci sono mascara, rossetti, cipria, correttore, c'è veramente di tutto. Non vi faccio vedere il contenuto oggetto per oggetto perché altrimenti il video verrebbe veramente troppo lungo. Ve la faccio vedere un attimo così. Se per caso vi interessa anche il video con il contenuto solo della mia bustina per i trucchi, fatemelo eventualmente sapere nei commenti perché faccio un video a parte, altrimenti questo verrebbe lungo all'infinito. Poi ho un'altra bustina che mi avevano regalato a Natale di qualche anno fa. C'è scritto nata per essere sensazionale. All'interno c'era un mascara e mi sembra una matita occhi. Io comunque la utilizzo quando vado in vacanza perché ci metto dentro delle collanine, degli orecchini, delle cose che poi mi porto in vacanza. Mi sono portata questa che è molto carina. Poi mi sono portata questa, che è una di quelle che avevo fatto io, un po' più lunga, sta bene sul nero, infatti ho portato anche una maglia nera con la quale poi metterò questa collana. Poi naturalmente ho portato quella che indosso adesso, questa con il gufetto, anche questa mi piace molto, e poi ne ho portato una molto semplice, è un ciondolino con un elefante, una semplice catenina da indossare magari con una maglia un po' più sportiva o comunque che rimanga accollata. Non ho portato orecchini di nessun tipo perché purtroppo, dovendo indossare sempre la mascherina quando siamo in giro, gli orecchini ho notato che mi danno un po' fastidio perché poi si incastrano negli elastici della mascherina. E quindi questo è un periodo in cui quando sono fuori casa non porto orecchini. Non me ne sono portata neanche per fare video, infatti mi vedete senza. Poi questa maschera per capelli della Collistar, questa è una maschera con la quale mi trovo benissimo perché riesce a coprire molto bene la ricrescita. Quindi me la porto dietro quando magari ho in mente di fare un ritocchino. In questo caso avevo in mente di farlo e quindi l'ho portata. Questa in particolare è rosso paprika, ma ci sono anche altri colori. Poi vi farò una recensione dettagliata su questo prodotto perché è veramente sensazionale. Poi ho portato quest'altra busta dove all'interno custodisco le mie palette da viaggio, quindi quelle un pochino più piccole, ve le faccio vedere. Qui ci sono solo dei pennelli. Quindi insomma ve li faccio vedere velocemente, ma niente di che, c'è il pennello per il blush, ci sono quelli che uso per gli occhi, insomma sono tutti pennellini così, niente di particolare. E qui vi dicevo ho delle palette, questa è una palette di Essence tutta dedicata ai blush, ovviamente sono palette che ho usato tante volte, quindi le vedrete consumate perché sono assolutamente vissute. Questa me la porto sempre perché ha tre tonalità diverse, quindi comunque va bene per ogni occasione. Mi porto sempre questa che in realtà ho costruito io perché c'erano quelle palette vuote in cui voi andate ad incastrare i vostri ombretti. Questi erano tutti ombretti che io avevo trovato nel calendario dell'Avvento Beauty London di qualche anno fa. C'erano un sacco di ombretti e io mi ero andata a formare questa palette che ha tanti colori, come potete vedere, verde, grigio, nero, rosa, qualche nude, e quindi per le vacanze è ottima perché c'è un po' di tutto. Mi porto sempre questa di Sephora, anche queste sono quelle componibili. Ero andata a comporla con tre ombretti, sempre di Sephora, ovviamente. Questo è usatissimo, è quello che ho usato di più, che è un dorato brillante. E poi ci sono questi due, il bianco e il marrone, che sono due colori che io comunque utilizzo. Un'altra palette che mi piace tantissimo di Bella Oggi è questa. È piccolina, quindi è comodissima per i viaggi e dentro ha un sacco di bei colori perché ci sono delle tonalità, come potete vedere, molto carine, dal rosa al viola chiaro, c'è il marrone, c'è il nero, c'è il grigio argento, il bianco, quindi veramente mi viene proprio comoda quando viaggio. Poi naturalmente ho portato la spazzola per capelli.
cappelli, due fermagli diversi, questo fatto così che è molto comodo perché li raccoglie bene, e poi una classica pinza. Immancabile lo spazzolino da denti. Poi ho portato lo shampoo della Pantene, non è quello che uso di solito, però siccome ce n'era solo mezza confezione, ho pensato che per una vacanza poteva andare bene, pesava anche un po' meno. Poi ovviamente i dischetti struccanti, io uso questi qua della Coop che sono un pochino più larghi, mi trovo bene perché sono particolarmente morbidi, e ovviamente con i dischetti struccanti non poteva mancare il mio struccante preferito bifasico di Yves Rocher. E poi un oggetto che quest'anno assolutamente non può mancare sono le mascherine. Io ho scelto di utilizzare quelle con la valvola che, oltre a proteggere un pochino di più perché sono più spesse, mi lasciano respirare. Sono queste qua con la valvola. Io con quella chirurgica o comunque con quelle di stoffa, quelle che vedo tanto in giro, sinceramente non riesco proprio a respirare, ho bisogno che abbia la valvola, altrimenti soffoco. E comunque anche queste purtroppo in questo 2020 fanno parte dei nostri bagagli, delle nostre valigie, della nostra borsa, comunque di accessori che dobbiamo avere con sé. Poi i bastoncini cotonati classici, le salviette struccanti della Coop con le quali mi trovo benissimo, il deodorante della Dove, io mi trovo molto bene con questo, però diciamo che tutta la linea Dove mi piace. Poi restando in tema mascherine, accessori indispensabili, a mucchina gel, anche se in realtà io questa ce l'avevo già molto prima del Covid, me la portavo sempre nella borsa, già negli anni passati, quindi è un oggetto che bene o male ho sempre avuto. Poi mi sono portata un mini phon, una crema mani al cocco di Yves Rocher, quelle piccoline da viaggio vengono benissimo in questi casi, e poi un pochino di profumo che ho messo in questa confezione di Sephora. E poi nella taschina esterna tengo semplicemente un pacchetto di fazzoletti, una crema per il viso, questa è di Bottega Verde, sono quelle che mi porto in viaggio perché sono mini size, e un piccolo smaltino rosso. E poi per finire un prodotto che sto apprezzando tantissimo perché ha un profumo eccezionale, questa mousse doccia della Dove. Questa è alla rosa e mi sto trovando benissimo, sia proprio come composizione, come prodotto, ma soprattutto come profumazione. Questo è tutto il mio contenuto del beauty, chiamiamola mini valigia, chiamiamola come volete. Comunque queste sono le cose che io mi sono portata in vacanza. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa vedere la bustina per i trucchi nello specifico, perché se vi facessi vedere adesso tutto il contenuto davvero non finiamo più. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.